il diario della Melevisione. Cipigna, che fatica! Ehi, ciao! Io non sono un folletto sollevatore di pesi. Io sono un semplice folletto bibitiere. A me basta la forza fisica, quella giusta. Quella che mi può servire nell'arco di una giornata. Ad esempio, per aiutare una persona che è caduta. O per svitare i tappi dei barattoli. O quando li tappa mia mamma Milla Cartilla, nessuno riesce ad aprirli. Comunque è meglio che ti racconti cosa è successo Fioredì al Fantabosco. A volte, più che la forza, può la gentilezza. Caro diario che mi ascolti, i tuoi fogli sono molti, ma i miei giorni sono tanti e i ricordi sono canti. Li racconto, li rivivo, li ricordo se li scrivo e se non ricordo più, li racconti tu. Fioredì. Fioredì si è fatto un gran parlare di forza fisica e di strategie di difesa. Tutto è iniziato quando Nina Corteccia ha preso in prestito dalla Biblioteca Reale il libro del folletto possente, ma in realtà non capiva una pigna secca di quello che c'era scritto e ci ha ricavato solo un bell'occhio nero. Un occhio nero però se l'è guadagnato anche il povero genio Abu Zazà, intervenuto per aiutare Fatalina, che litigava con quel prepotentone di Orco Rubio. Andiamo, va? Tanto a che serve avere come amico una fata delle acque se non ti fa neanche una formulina come richiamo dei pesci? Ma cosa dici, Genio Bu? Ti pare che mi metta a convincere i miei amici pesci a venire ad abboccare a tuo amo? Ma non dico abboccare, insomma! Basta anche che gli dici di venire a fare un giro, non so, una passeggiata da queste parti. A meno che tu non gli abbia detto tutto il contrario ai tuoi amici. Di non venire da queste parti. Ecco perché io non ho visto neanche uno. Dai, vieni, genio brontolone. Scrostati, Eugenio. Ciao Orco Rubio, qualcosa non va? No, tutto va, e anche io vado dritto, chiunque sta davanti a me deve scrosteggiarsi. Discorso modesto, ma chiaro. Prego, vai, la tua strada. Anzi no, Eugenio, con te non l'ho ancora finito. Procureggiami subito 6 cinghiagnoli per la merendola. Orco Rubio, i cinghiali te li procureggi da solo. Perché? Hai già abusato del tuo desiderio del giorno? No, non ho ancora abusato del mio desiderio. Solo lo voglio usare tra poco per una bella torta di panna e pinoli da mangiare con Nina, Fatalina e con te. Se la smetti di fare questa faccia da orco. E allora tu, Fatozzola, avanti, se non pappeggerò cinghiagnoli, pappeggerò pescioli. Prosciuttami il lago. Prosciuttami il lago? Orco Rubio, questa volta io non ti capisco. Prosciuttami, ridere secco, ma non parleggi il fantaboschese. Ah, prosciugarti il lago. E perché dovrei prosciugarti il mio bel laghetto? Perché io non so né nuoteggiare né pescheggiare. Però se il laghetto è prosciuttato, io so riempirmi il sacco e la pancia di pesci. Avanti, prosciuttamelo in fretta. Io non ci penso neppure a prosciugare il mio bel laghetto, nemmeno per i tuoi urlacci. Non solo urlacci, Fatozzola, cosa vuoi provare? Vuoi provare anche le botte da orchi? Ah, lasciami andare! Orco Rubio, ma non ti vergogni di mettere le tue manacce addosso a una fata fanciulla? Ah, allora le vuoi provare tu le mie minacce, eh? Andiamo a discuterne tra mascoli. Orco Rubio, ma cosa ti prendi? Ti ho detto andiamo a discutere tra mascoli! No, lascia perdere, andiamo via! Fatalina, troppo tardi. Genio Bu, usa il tuo desiderio del giorno. Orco Rubio aveva dimostrato ancora una volta di essere tutto muscoli e poco cervello.
Ma la sua prepotenza iniziava a risultare veramente insopportabile. Bisognava inventarsi un modo per fargli capire che esistono le buone maniere, la gentilezza, il garbo. Insomma, che non esiste solo il linguaggio della violenza. Già, ma come? Allora siete d'accordo? Mm? Tutto a posto? Brava Nina, così si risponde alla prepotenza dei Maneschi. Eccolo, eccolo, sta arrivando. Follettola! Un barilotto di bubovere! Cosa fai, non mi senti, Follettola? Ma allora, vedi che ho ragione io, tu ti laveggi troppo le orecchie e sei diventata sordida. E tu, Eugenio del Vasolo, eh? E anche tu mi senteggi? Ah, voglio vedere se adesso ti metti in mezzo a difendeggiare le fatozzole, eh? Abu Zanzara! Mi senteggi o no? Fratellina, sai che mi ha scritto la mia sorellina Buelisir? Ti ringrazia per l'acqua di muschio che l'hai mandato. Oh, bene, Ginevù, ringraziala anche tu per le sue essenze. Comprendo. Voi vi siete fesi perché io sono il più forte e do le crogne, vero? È così, parla, fatonzola! Ma la senti la mia voce? Fata pescia! E fra poco un buon pignorato per tutti! E speriamo che non arrivi quell'orco a darci fastidio, eh! Speriamo! Orco? Eppure sei un orco grande, grosso, prepotente, invincibile, incredibile, invisibile! Forse se mi dai un pugno ti sento. Ma un pugno? E perché un pugno, no? Perché quella è la tua lingua. Noi non ti sentiamo più perché tu non parli più la nostra lingua. La nostra lingua si fa con la voce, la tua con le mani. È la lingua manesca. Quindi se vuoi parlare con noi ci devi sempre comunque picchiare. Ma va bene, io sì, sono un orco forte. Do le crogne, però ma io non posso picchiare tutti tutte le volte. Mi spiace, Orco Rubio, ma quella è la tua lingua e noi non ci possiamo fare niente. Quindi se vuoi il tuo blu mele, vieni al bancone e mi dai un bel pugno in faccia. Avanti, Geriolo! Picchia! Sì, così siamo pari e voi vi sentite di nuovo. Dai! Orco Rubio, se avessi voluto colpirti, avevo il mio desiderio quotidiano e ti avrei potuto far volare dritto dritto dentro il camino di tua mamma orca Orchiburgia. Ma perché non l'hai fatto? Ci sono tante lingue nel mondo. Ci sono tante cose che si possono fare e si possono dire, invece che le botte. E però questo pensiero è difficile per l'orco. Andrò a penseggiarci nel bosco. Sembra che l'abbia capita. Ma non ne sarei tanto sicuro. È difficile entrare in quel testone, eh? Dai, Ginevù, non esagerare. Non è bello avere l'impressione che nessuno ti veda o ti senta. Sì, e infatti io sono un po' preoccupata per lui. Credo che andrò nel bosco per vedere come sta e se è riuscito a pensare a quel pensiero difficile. Moredì, ho scoperto che anche i principi sono un po' duri di comprendonio. Pensa che Lupo Lucio ha rischiato di farsi incenerire da Drago Focus soltanto per far cambiare le convinzioni di Principe Giglio. Beh, comunque, andiamo per ordine. Moredì si stava svolgendo alla Piana del Re un grande torneo di cavalieri, al quale, naturalmente, era iscritto anche Principe Giglio. È sceso in campo sicuro di sé, baldanzoso, eroico ed impavido.
E invece, proprio quando doveva affrontare l'avversario, ha avuto un momento di vera e propria paura torci budella e ha perso. Ora, tu e io sappiamo che nella vita si può anche perdere, ma Principe Giglio non si dava per vinto e questa sconfitta proprio non l'aveva digerita. E allora aveva deciso di abbandonare il Fantabosco. Che sventura. Che disonore. Terra, terra. Perché non ti sei aperta pietosa sotto i miei piedi? Perché non hai risucchiato me, la mia lancia spezzata, persino il mio povero cavallo, pur di cancellare ogni traccia di questo sciagurato torneo di oggi? Oh, terra, terra, terra della piana del re, che sei stata spettatrice di questa miserevole sconfitta, ma perché non mi hai annientato, nascondendo nel tuo nero abbraccio la mia vergogna? Perché mi hai lasciato lì, disarcionato, umiliato, sconfitto? Il mio onore è macchiato, macchiato irrimediabilmente. Come potrò andare in giro a testa alta per questi luoghi, per queste strade? Come potrò ancora guardare negli occhi i buoni abitanti di questo regno di fiaba, a cui ho offerto il più miserevole degli spettacoli? Un principe disarcionato. Un principe che annaspava penosamente nella polvere. Era lì, ha visto tutto. Principe Giglio, ma che ti succede? Ah, già, il torneo, sei caduto, ti sei fatto male, sei ferito? Ferito, sì. Dove? Nell'onore. Oh, fate madrine, mi hai fatto prendere uno spavento, meno male. Meno male, dici? Ma perché sei così crudele con chi ha provato la più dolorosa delle umiliazioni? Ma che umiliazione, invece di essere contento che non ti sei fatto male? Partire, sì. Partire è l'unica cosa che mi resta da fare. Eh? Cosa stai dicendo? No, dimmi di no. Dimmi che sono le solite cose che dicono i principi. Questo è un torneo, come tutte le gare, si può vincere o si può perdere. Insomma, dai, non è il caso di fare una tragedia. Andare via lontano, lontano. Anche se non c'è nessun luogo alla cui lontananza possa curare la mia ferita. Basta con queste sciocchezze. Adesso raccontami esattamente che cosa è successo. L'aria era fresca, profumata. Rado aveva pronunciato il mio nome e quello del mio avversario. Il mio cavallo era calmo, tranquillo. Principessa Odessa mi guardava dal suo palco e mi sorrideva. E io rispondevo al suo sorriso. Poi la tromba della rado ha dato il segnale. Allora io ho serrato forte nelle mani la mia lancia. Ho incitato il mio fedele destriero. E poi ho avuto paura. È stato un attimo. Ma è bastato perché il mio avversario mi colpisse e mi disarcionasse. Che figura. Che figura davanti a tutti. Principessa Odessa non vorrà più vedermi. E almeno io userei più alzare gli occhi di fronte a lei. Senti, Principe Giulia, ti dico io esattamente cosa è successo. Hai fatto solo un bel ruzzolone da cavallo e siccome bisogna essere contenti che non ti sei fatto male, adesso andiamo subito al chiosco di Milo a prenderci un bel tiramisù per, offri tu. Ma fatalina, come posso? Dai, forza, andiamo! Anguria rossa ed invidia verde. Bravo chi vince e bravo chi perde. Cieli vicini e traguardi lontani. Chi ha perso ieri vince domani. Grande campione, ricordati questo. Chi ha vinto male perderà presto. Piuma di falco e piuma di oca. Perde chi bara, vince chi gioca.
Eh sì, l'importante è proprio giocare. Sai, vincere non è poi così fondamentale. E comunque alla fine l'ha capito anche Principe Giglio. Anche se c'è voluto un intervento sconsiderato di Fatalina, che ha spedito il povero Lupo Lucio nella grotta di Drago Focus per fargli fingere di essere in pericolo e così in modo da ottenere l'aiuto di Principe Giglio. Vabbè, passiamo al Lampone D. Lampone D è arrivato un inquietante messaggio della corte di Re Quercia. Il mago di corte, fiancheggiato per l'occasione da Fatalina, Genio Abù e addirittura da Strega Varana, sta cercando di neutralizzare una magia potentissima. Si tratta di un incantesimo Veleniorum Supremus, che rende velenosa ogni sostanza commestibile in tutto il regno. Tutti i sudditi sono pregati, se non vogliono morire sul colpo, di non ingerire nessun cibo fino a nuovo ordine. Ci pigna una notizia spaventosa. Io non c'ero al Fantabosco, ma mi hanno raccontato che solo al pensiero di non poter toccare cibo, tutti sono stati colti da un attacco di fame insopportabile. Nel colpo del piattone era fortissimo il cavaliere Mangardo del Belcorno. Ricordo certe piattonate che al solo ripensarci mi fanno tornare il mal di testa. Mentre nella lancia era un po' fragilino. Ricordo un torneo in cui ha dovuto saggiare quanto fosse dura la terra per ben due volte. E chi ce lo ha mandato? Beh, c'è bisogno di chiederlo. Il principe Giglio di Calicanto d'Oriente. Anche nella caccia non era poi così male. Però ricordo un giorno in cui non è... sta... che non è sta... No, non è la mia arte la chiacchiera. E tu, che mi dici di te, Vagliabè? Cosa ne pensi della meditazione del guerriero? Vagliabea? Ehi, Vagliabea! Ah, no! No, e poi no! Oh, no! No, e poi no, e ancora no, mi dispiace, principe Giglio, no, non fa per me il silenzio. Ah, non so cosa sia per te questa veglia d'armi, ma a me è sembrata una cosa triste e vuota come una pentola appena lavata. E a star lì, in una pentola nuota, vuota, ti vengono pensieri di minestre, pancotto, polenta. Dai, Lupo Lucio, muoviti. Vedi che c'è bisogno del tuo aiuto? Oh, Nina, porterai buone nuove. È stato sconfitto l'incantesimo. Non ancora. Ma vi ho portato qualcuno che potrà veramente aiutarvi. Lupo Lucio! Oh, benedetto figliola, che idea giusta! Ma certo! Non c'è nessuno come Lupo Lucio che conosca tutti i trucchi contro la fame. Vabbè, se proprio volete che vi apra la mia sapienza, ecco, sedetevi e aprite le vostre orecchie. State zitti, fermi lì, eh? Oh! La fame! La fame è più brutta dei draghi! E qual è quell'animale che la guarda dritta negli occhi? Il lupo! Sì, il fiero lupo che da migliaia di anni guarda la fame negli occhi. E oggi vi svelerò l'arma segreta del lupo contro la fame. Qual è l'arma segreta del lupo contro la fame? La lagna! Sì! Ma attenzione! Perché la lagna è un'arte antichissima e molto, molto complessa. Ed è per questo che è importante, oggi per cominciare, che noi tutti impariamo ad a ululare! Ululare? Ma che cosa dici, Lupo Lucio? Scusa un attimo, scusami, Nina, devo andare via? No, ti prego, rimani. Ecco, allora, se rimango, iniziamo. Principe Giglio, su, in piedi, naso contro il cielo, petto fuori, un bel respiro e iniziamo a ululare. Pronti?
piaga. Scusa, principe Giglio, un bel respiro, convinti, un bel ululato, pronti? Oh. No, principe Giglio, guarda me, ascolta, guarda, va. Riproviamo, pronti? Bravo, ci siamo quasi, bravo. Adesso riposati un attimo e proviamo Nina e Bagliavea. Su, in piedi, pronte, tutte e due? Bagliavea un po' più convinta, per favore. Tutti insieme, pronti? Sento ai margini del bosco una voce lunga e scura. Sento negli acciai perenni una voce che proviene da mille. Gela il sangue nelle vene come mille fredde lame, mille gridi che ripetono. Non diventerai mai carne. Uomo buono del tuo pane, proprio io non so che farne. Voglio preda, voglio carne. Vaga allora vagabondo per le valli del reame, solo al mondo, solo con la tua. Scusami, ma sai, questa storia del non poter toccare cibo mi ha messo una fame. Ma una fame! E comunque, l'incantesimo Veleniorium Supremus è stato cancellato, eh? E tutti, compreso Lupo Lucio, sono stati ospiti al castello di Re Quercia per un grande banchetto. Pignedì, strega varana, che per una volta tanto aveva collaborato con i buoni per sconfiggere l'incantesimo sul cibo, non ha voluto smentire il suo ruolo di strega cattiva. Il foglio sul quale era scritta una formula si era macchiato e una parola illeggibile cominciava per C. E lei si era convinta che si trattasse della cosa più antica del regno. Ora, essendo lei una strega da poco arrivata al Fantabosco, non aveva la benché minima idea di cosa si trattasse. Così ha deciso di far competere tra loro tre baldi giovani: Ronfo, Principe Giglio e Lupo Lucio. Oh, ma lo sai che di solito il tiramisù per qui al chiosco è proprio cattivo, anzi cattivissimo. Ma questo qui... ma proprio schifo, ma l'hai fatto con le tue mani, Ronfo? No, signore, signor Lupo. Non tutti hanno il dono del palato fino. Qui c'è aria greve. Devo andare a farmi una cavalcata per liberarmi il cervello di tutte queste sciocchezze sui draghi. Vabbè, allora vuol dire che vi invito tutti a cena quando avrò vinto il mio preziosissimo premio con questa ricerca perfettissima sui draghi. Vado a spedirla. E io ci vado a parlare con i draghi, così dopo vi posso dire che cosa ne pensano. No.
Che raccapriccio. Non credo ai miei bulbi oculari. Tre valentissimi tutti insieme. Una scivolizia, strega varana? Sì. Oh mia oscura regina del male, permettimi di offrirti questa indegna bibita. Che profumo irresistibile. Strega varana, ma che colpo di fortuna! Guarda, qui c'ho una ricerca che ho fatto io sui draghi e vorrei fartela leggere perché così tu la puoi valutare. Eccoci. Ah, che noia con questi draghi! Ma non doveva andarsene un certo lupo? La vedete questa? È una mela d'oro. Il premio che io e le streghe dei regni qui intorno assegneremo stasera al più sapiente, bello, attraente e astuto del Fantabosco. E di grazia, dove e quando verrà assegnata questa mela d'oro? Di questo non bisogna preoccuparsi. Lo dirò io stessa al vincitore quando mi porterà entro il tramonto la cosa più antica del Fantabosco. La cosa più antica del Fantabosco? Che cos'è la cosa più antica del Fantabosco, strega varana? Ecco appunto. Colui che lo scoprirà e mi porterà anche solo un pezzettino della cosa più antica del Fantabosco entro il tramonto vincerà questa mela d'oro. So che hai dormito a lungo sulla terra di questo regno. Solo tu puoi conoscerne i segreti più profondi. E spero di rivederti presto, mio azzurro bagliore di forza e coraggio. Un principe sa sempre cosa fare. Sei un lupo solitario, no? Sei all'altezza di questo titolo. E la mela d'oro brillerà per te. Prima del tramonto. Oh beh, una mela d'oro. Un altro premio. Che cosa me ne faccio? Ne ho già millanta e millanta. Arrivederci. O forse no. Vabbè. Allora vado a spedire la mia ricerca sui draghi, sì. E poi c'ho tante altre cose da fare. Arrivederci. O forse no. La cosa più antica del Fantabosco. La cosa più antica del Fantabosco. Ma certo. Sì, ce l'ho. È divertente. E come no? È un fossile che ho trovato qualche tempo fa. È l'orma di un Triceradragus Fantaboschivus. Ma non ho nessuna voglia di darlo a strega varana. Idea ronfante. Ne farò uno finto. Beh, devo riconoscerlo. Questa settimana Lupo Lucio si è comportato veramente bene. Beh, sì, perché Moredì ha affrontato Drago Focus per far ritrovare il coraggio a Principe Giglio. Lamponedì invece ha dato dei consigli da maestro di gran fame ad un gruppo di affamati. E Pignedì invece è stato proprio lui a scoprire l'intento disonesto e malvagio di Strega Varana. Beh, insomma, siamo arrivati a oggi, a Pescedì. Penso proprio che dedicherò questa settimana ad alcuni grandi valori. Beh sì, Fioredì per esempio la forza, che non è solo quella fisica, ma è anche quella della gentilezza. Moredì il coraggio, sì, il coraggio di saper perdere e di aiutare chi ha bisogno. Sì. E poi Lamponedì la capacità di sopportare le difficoltà, esatto. E Pignedì invece la solidarietà, per sconfiggere chi ne sa più di noi. Beh, e Pescedì, cioè oggi... Sicuramente l'amicizia, sì, l'amicizia per il mio amico di città laggiù. Adesso ti saluto, ma non mancare Fioredì, io ti aspetto sempre qui. Ciao, ciao amico.